Ragazzi, ragazzi, uscite! Dobbiamo chiamare il pompiere Sam! Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero. Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero! Presto, signori! Evacuate la zona! Tranquillo, Sam. Vi do una mano. Il pompiere Sam ha bisogno di rinforzi. Allora fatti valere, fratellino. Succede adesso? Venite, ragazzi! Qui starete al sicuro. Mettiamoci al lavoro! Ricevuto, Sam! State tutti bene? Io sto bene! Sì! Sì, stiamo bene. Va giù! Ellie, tu spegni il gas e io l'incendio causato dall'olio. Ricevuto, Sam! Gas spento, Sam! Grazie, Ellie! Ottimo lavoro! Bene, Bronwyn, l'incendio è domato. Purtroppo non potrai servire subito i tuoi piatti di pesce, ma sono riuscito a salvare questi. Mi dispiace, Sam. So che avrei dovuto controllare i tegami invece di frugare negli scaffali, ma andavo davvero di fretta. La fretta a volte è cattiva consigliera, Bronwyn, e non dimenticare che la sicurezza è sempre la priorità. Lo so, Sam. Per fortuna stanno tutti bene. Sì, infatti. Oh, grazie, zio Sam. Gradite uno snack di fuoco? Oh, molto volentieri. Non li ho assaggiati prima. Delizioso. Oh, è molto buono. Da che parte andiamo, fratellino? Io non sono sicuro. Ma come faremo a uscire di qui? Andrà tutto bene. Mettete questi fazzoletti bagnati sul naso e sulla bocca. Terranno lontano il fumo. E rimaniamo sdraiati a terra, dove l'aria è più respirabile. Se solo riuscissimo a far sapere al pompiere Sam dove siamo! Un momento! Se questo gruppo di alberi è qui e il sentiero è lì, ciò significa che queste rocce sono lungo il percorso. Magari sono abbastanza alte per avere campo. Ok, restate tutti qui. Io torno subito. Malcolm, state tutti bene? Siamo intrappolati in una radura e Mike è ferito. Ti invio la nostra posizione esatta. So dove si trova, ma ci vorrà del tempo per raggiungerlo. Giusto in tempo, Tom. Ti invio la posizione degli escursionisti intrappolati. Vieni lì alla larga dalle fiamme. Tutto chiaro, Sam. Mi metto in viaggio. Penny, c'è un cambio di piano. Ho bisogno di Venus all'area picnic il prima possibile. Ricevuto, Sam. Stiamo arrivando. Ehi, voi laggiù! Non preoccupatevi, Sam sta arrivando. Andrà tutto per il meglio, ragazzi. Arnold, ho bisogno che aiuti Elvis ed Ellie a contrastare l'incendio da qui. Penny, ora creeremo un corridoio in mezzo alla foresta infuocata per riuscire a portare tutti in salvo. Ricevuto, Sam! Il fumo si sta addensando! Sì, è
così che si fa, ragazzi! Facciamo salire Mike su Venus. Noi la seguiremo tenendoci bassi. Mi dispiace di aver deriso la tua mappa, papà. È soltanto grazie a te che siamo salvi. Grazie, tesoro. Ma ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Oh, e anche gli animali si sono messi in salvo. Probabilmente è stato questo a provocare l'incendio, Sam. Opsi, quella potrebbe essere mia. Norman, non bisogna solo prestare attenzione ai falò e ai barbecue nelle giornate calde e secche. Anche una lente d'ingrandimento può scatenare un incendio. Mi dispiace, ma un gigantesco insetto rosso volante mi era venuto addosso. Stai parlando di questa coccinella, Norman? Ma... ce l'ho sul naso! Un cartellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul molo di Pontypandy. Un cartellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul molo di Pontypandy. Presto, evacuate la zona immediatamente. Malcolm, aiutami ad attivare il secondo cannone ad acqua di Titan. Beh, non sono un pompiere addestrato, Sam. Lo so, ma dobbiamo sbrigarci. La sicurezza di Pontypandy è a rischio. Muoviamoci! Ben, portaci a distanza di sicurezza. Ok, Malcolm, tienilo fermo, mira e spara. Penny, non riusciamo a raggiungere le fiamme sull'altro lato del camion, perciò proveremo a raffreddarlo fino al vostro arrivo. Siamo quasi arrivati, Sam. Dobbiamo domare le fiamme con la schiuma, Elvis! Ricevuto, Penny! E ora spegniamo anche queste fiamme più piccole! L'incendio è spento, Sam! E l'autocisterna si è raffreddata! Non c'è più alcun pericolo che esploda adesso! Grazie, Malcolm. Se volessi mai lasciare le forze di polizia, saresti un eccellente vigile del fuoco. Grazie, Sam. Ma penso che lascerò il lavoro di pompiere a voi, ragazzi. Quel cartellone impazzito ha qualcosa a che fare con voi due per caso? Sì, eccetto la parte dell'impazzito. Mi dispiace. Ero geloso del fatto che lo spettacolare cartellone di Mike avrebbe attirato più persone al suo show. Credo che a entrambi serva un modo più sicuro per pubblicizzare i vostri spettacoli. Magari potreste lavorare anche in coppia. Mettereste su uno show davvero speciale. Non ci avevo mai pensato. Magia e tamburi. Credo che converrai che è tamburi e magia. Vedo che sei riuscito a togliere tutti quei poster, Malcolm. Vabbè, mi piace che Pontypandy sia pulita.